L'Università della Valle d'Aosta diventa sempre più digitale grazie all'adozione di una serie di servizi informatici. Tra le principali novità introdotte nell'anno accademico 2012-2013 è stata attivata una linea Wi-Fi dedicata che, coprendo le sedi di Aosta e Saint Christophe, permetterà a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo di accedere al web in maniera gratuita da computer portatili e smartphone. Molto importante anche l'aggiornamento del software di gestione dei servizi bibliotecari, ora in grado di comunicare con altri sistemi e di essere amministrato da qualsiasi postazione informatica. A questo si aggiunge l'applicazione BiblioVDA, scaricabile gratuitamente, che permette di fare ricerche nel catalogo, visualizzando la disponibilità dei documenti e di effettuare prenotazioni. Inoltre, da quest'anno è possibile presentare online la domanda di ammissione all'università. Registrandosi al portale dell'Ateneo, gli studenti hanno la possibilità di inoltrare la richiesta senza recarsi fisicamente in università. Credo che come università siamo la seconda università che si spinge con questa tecnologia, con la possibilità di dare agli studenti dei servizi assolutamente innovativi, quindi approfittando dei sistemi informatici che naturalmente vanno elaborati, e questo dà allo studente una possibilità operativa molto alta, riduce quelli che sono i costi amministrativi puntualmente. In più, come è stato detto, c'è la possibilità di fare la verbalizzazione e la codificazione dei voti degli esami, quindi addirittura ci spingiamo a questi livelli. Nell'insieme c'è quindi un'attenzione allo studente da una parte e anche alla riduzione dei costi, sempre in una logica di galvanizzazione di quello che è il settore informatico, che è il domani. Un'evoluzione che permetterà di mantenere elevati i livelli di eccellenza dell'Ateneo, rendendolo ancora più moderno e accessibile. L'agenda digitale dell'università sta a dimostrare che comunque l'università debbono porre in essere delle misure utilizzando le tecnologie dell'informazione multimediali, e questo sì per aumentare il livello di competitività delle stesse strutture universitarie, per semplificare il lavoro amministrativo e burocratico e per agevolare gli studenti offrendo dei servizi di qualità. Però assolutamente non dobbiamo leggere questa spinta alla informatizzazione e all'uso delle ICT come una spersonalizzazione dei servizi, anzi i servizi che saranno ancora presidiati grazie all'alleggerimento anche del lavoro prodotto dall'utilizzazione delle nuove tecnologie, potranno offrire un servizio ancor più di qualità e personalizzato agli studenti che lo richiederanno. Quindi c'è questa sempre cautela e avvertenza, va bene spingersi con l'introduzione delle nuove tecnologie, ma non bisogna mai dimenticare un complesso di reti relazionali che specialmente in un'università debbono trovare concretezza. L'informatizzazione dei servizi in ogni caso rappresenta allo stesso modo un importante passo in avanti nel processo di snellimento della macchina amministrativa, nell'ambito del quale l'università ha già in cantiere una serie di azioni. Oggi abbiamo presentato la concretizzazione di 4 linee di azione alla stampa che ci hanno visti impegnati per tutto il 2012. Per il 2013 sono in previsione la totale dematerializzazione delle procedure per l'iscrizione ai corsi di studio, quindi se tutto va bene lo studente potrà direttamente ritirare il suo tesserino universitario il giorno della prima lezione che verrà a fare qui senza mai essersi presentato in segreteria studenti. Stiamo lavorando per questo obiettivo, e questo agevolerà soprattutto anche gli studenti che vengono fuori valle e quindi con conseguenti risparmi anche per le famiglie. E un'altra linea di azione è quella sempre collegata alla semplificazione amministrativa. Purtroppo le amministrazioni debbono continuamente mettere in atto processi di valutazione e autovalutazione per capire quali sono i procedimenti e i processi che creano sprechi, che creano inefficienze, che lasciano poi l'azione amministrativa nella totale efficacia, per cui lavoreremo molto anche a livello organizzativo interno.